Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 24esima puntata della serie Bergman. Oggi siamo qui con Prima di tutti. Samaya già tolto. Allora, come vedete stiamo raccogliendo un po' di silato, se ce la faccio buttarlo dentro il carro. Vedo complicata la storia. Allora, non è che ce lo scarica qui. Attiva regolazione di velocità, no. È solo che non scarica e basta. Ok, ora scarica. Stiamo utilizzando questo affarino qua che ci torna abbastanza utile per scaricare più velocemente le trincee. Buon appetito. E non so ragazzi se lagherà stasera, ma sto registrando che un pochino più tardi perché non è che sono stato tanto bene, quindi registro adesso. L'idea di non era neanche di registrare, quindi faccio così che è meglio ancora. E basta. Allora, questi erano tutti quanti i litri che avevamo da parte di silato, che non so neanche più quanti fossero. Ora sono 678.000, saranno stati 750.000 circa. Ma non è che devo aprire qua per farlo scaricare meglio, eh? Mi pare solo che non scarichi e basta. Sì, forse questo carro è un po' alto da utilizzare con questo farino qua. È un po' scomodo forse. Ci vorrebbero carri un pochino più piccoli, ma una volta che poi ci prendi la mano va bene anche questo. No, comunque se tiro sulla sponda va bene lo stesso. Grosso modo. Che sei capoda. Ma se non sapete portare i mezzi, no? Ma state dentro casa, no? Se vedete ragazzi il 724 qua che è un pochino problematico, ora poi vedrete il perché. C'è un pochino problematico nel senso che è sporco. Ora poi lo vedete il perché, non vi preoccupate. A parte vabbè la strada che è brutta, ma anche perché adesso ve lo faccio vedere. C'è la strada che è fatta tutta di terra. E poi vai, c'è la spazzatura in teoria da finire di raccogliere o è finita, non mi ricordo più cosa abbia fatto Grego ieri, doveva farlo lui, forse c'è da finire di seminare, erpicare, qualcosa, forse c'è da fare ancora, sperando che non mi cominci a laggare, perché vedete che poi appena si lagga le piante sono tutte le mie. Ecco, praticamente vedete, se io arrivo qui forte, faccio per frenare e sterzare, il trattore va dritto. Io pensavo di adesso avere una velocità decente per riuscire a farlo, a fermarmi, invece no. E poi se cerchi di andare indietro, qui c'è un pochino di fango che te lo impedisce, come vedete. Ora forse un pochino di più va, ma se cerchi di farlo, ora vi faccio vedere. Qua che sei al centro del fango, come vedete, il trattore si ferma e non va manco indietro. Quindi è per quello che c'è qualche tipo di problemino. Come vedete sta mappa c'è anche una sorta di, non dico moralistico, però qualcosina di fatto bene ce l'ha oltre al solito farming di base. A parte che di base qui non c'è niente. Persino le galline, che sono la cosa più di base possibile, le hanno modificate. Ma questo copertone qua si può. Non si può. E come vedete questi silos sono comodi perché si può caricare fertilizzante, compost, silato, cippato, trinciato, erba, bello. Bedding material, lime, semi di erba, razione mista, semi, cibo per suini, questo appunto beet pulp. Grano in sacchi, a quanto parlo puoi scaricare i sacchi qua e poi ricaricare, ricaricare e poi basta.
Quindi adesso con questi 377.000 stasera non penso ci compreremo niente perché oramai quello che volevo comprare è già passato. Ci compreremo la prossima volta. Magari sarebbe da mettere due pannelli solari. È che mi girano un po' le scatole. Poi una volta che le metto non me ne pento perché li metti poi ti fanno rientrare da tutti i costi operativi. E quindi sono contento di metterli. Però adesso mettere quei due pannelli solari mi fa un po'. Cioè, dire buttiamo via 250.000 euro in pannelli solari. Cioè, no, buttiamo via, no, però. Non è che mi garba tanto l'idea. Qui c'è la paglia che si può buttare dentro il digestore, che gli ho detto a Samu di lasciarla lì. In modo da. Poi quando è un pochino più vuoto, volendo, potremmo anche andarla a buttare adesso. Questo qui ragazzi comunque non so se ve l'ho già fatto vedere, nel caso non ve l'abbia fatto vedere è un po' complicato perché devi tu centrare appunto il carro, come vedete questo carro è un po' alto, quindi l'unica cosa problematica è quella. Se no sarebbe perfetto. Perché comunque non è difficile centrarlo, io l'altra volta c'ho. Che c'avevo quel carro che c'ha lì Samu, ci ho messo un attimo a caricare il compost. Molto comodo sto fare. Ed è abbastanza realistico, non è le solite cose che attacchi lì davanti, sembrano delle turbine da neve che tolgono, che raccolgono la roba. Devo buttarlo per farlo scaricare. Forse devo andare semplicemente più avanti. Se non si capisce bene quando prende e quando. Ora sembra che prende. Sì, con i carri alti ci devo già minare e basta. Così, questa qua la prendo un po' meglio. Come non detto. Comunque ragazzi, la mappa che io aspettavo da tanto tanto sembra che stia per uscire, ovvero la Gamsting, la mappa che aspettavo per farci delle carriere sopra, delle serie sopra, finalmente sta per uscire. Ora che però sinceramente non dico che non mi serva più, ma per adesso mi sta prendendo molto di più questa, quindi prima che cambieremo mappa da questa veramente. Non voglio dirlo perché ogni volta che lo dico porta sfortuna, però dovrebbe passare un bel po' di tempo, perché su questa mappa abbiamo tutti i presupposti per farci una serie lunga, perché c'è tante cose da vedere, non. Ci sono tante cose diverse da fare, soprattutto non è difficile da giocare come poteva essere quella MR che ci voleva tre quarti d'ora per arare un campo, cioè, cose così. Che poi alla lunga stufano. No, di qua non ci ho fatto il tunnel, quindi non si può passare, vabbè, passiamo per dietro. E questo qui, ragazzi, lo sto mettendo nei silos e non lo sto vendendo perché diciamo che per me è un po' meglio adesso. Tenermi da parte l'insilato che là ci possiamo buttare qualunque cosa e quindi l'insilato è un pochino più diciamo raro per far razione mista e quindi me lo tengo da parte, però se poi ne avremo tanto potremo anche buttarci dentro questo, ma dato che si può buttare paglia, erba, fieno, anche trinciato verde, questo qui lo tengo un pochino più da parte. Che veramente c'è un trattore che fa pietà. Tutto sporco. Non fa niente. Poi si lava, non c'è problema. Ora cerchiamo di rallentare perché non vi devo più far vedere cosa succede se arriviamo qua forte.
Vorrei cercare di riuscirci a farlo. Ah, dov'è l'ABS? Ok. Comunque ancora stavo arrivando troppo forte. Tra l'altro, questi silos non so neanche se abbiano una capacità. Fammi un po' vedere. Siemens. Non dice nulla a riguardo. Probabilmente quindi non ce l'hanno capacità. O sì. 50.000. 500.000 litri. 500.000 litri. Quindi il silato che non sta lì. Ora lo vedremo domani con calma. Un po' lo metteremo dentro la mixing station, che non so se l'avete vista, ora ve la faccio vedere. Non è brutta come l'altra, che è un casermone. E questo affare qui, la mixing station Forage King, vabbè, si chiama. Come vedete, mi sono incastrato. Ok. Si butta qui dentro, prende 10.000 litri di tutto. Prende 10.000 di paglia, di fieno e di insilato. Qua abbiamo già delle balle di insilato da poterci buttare dentro. Io ci ho già buttato due balle di fieno, una balla di fieno. Non so perché, però ce l'ho buttata. E un po' lo butteremo lì, quei 10.000 litri che ci stanno, e l'altro o lo lasciamo nella trincea o lo vendiamo, punto. Vedremo. Oppure potremmo fare le balle come quelle là che vi ho fatto vedere, bianche. Non so neanche quanto tengano, dovrebbero tenere 6.000, ora sono curioso di saperlo. 3.000. Peccato, 6.000 sarebbe stato più comodo. Perché poi una volta che le rompevamo magari le buttavamo anche dentro il filo, se non sarebbe stato un problema. Vabbè, 3.000. È che più che altro c'è il macchinario che costa 54.000. Affittarlo, abbiamo visto quella trincia che veramente abbiamo speso quasi più a noleggiarla che a comprarla, quindi magari noleggiarlo o cerchiamo di farlo veloce o no, lo compriamo. E poi l'abbiamo già fatto una volta le balle di insilato, non è che sia finita tanto bene, perché alla fine erano dappertutto sempre. Non si riusciva a tenerle da raggruppate da qualche parte. Quindi probabilmente lo venderemo anche, che non è sbagliato. Cioè venderemo, lo butteremo al biogas, che poi ci fa biogas. Ah, non vendi? Che musica che ci sta sulla radio stasera? Mamma mia. Cioè ragazzi, giusto per farvi notare, vedete l'828 come è messo? Io l'avevo messo così. Cioè, l'avevo lasciato ieri sera, che non so come. Posto. Sono arrivato adesso ed era in un altro modo, ma io l'avevo messo così. Ah, sto laggando, è per questo che non vedo che si riempie. Ora si sta riempiendo. C'è 3.000 di ping. Comincia a laggare. Ah, è finito. E tra l'altro questo affare qui a botola ha la specialità di stare chiuso finché non lo riempi, poi si apre da sola quando si riempie. E quando hai finito di caricare si riapre. Molto utile. Forse ho scoperto come poter fare per caricare in modo decente, basta passarci di fianco, sembra. Almeno non bisogna muovere il condotto. Io mi ricordo che c'era per il 15 o 13 o 15, c'era addirittura la trincia di Bulgor, la BX 1000 o 1000 o 1100, che aveva questa cosa che dovevi centrare tu il carro col mouse. Cioè, diciamo, sceglievi tu di mirare. C'è la versione automatico, la versione così. 15 mi sembra fosse. Controllabile dal mouse. Io non l'ho mai provata perché mi sembrava troppo complicato. Alla fine, adesso col controller magari sarebbe molto più facile e mi piacerebbe anche magari avere una trincia del genere, sarebbe bello. Prima cercavo le cose un pochino più comode invece che belle, forse. A parte che adesso sembra che
Ora non penso mi ci metterò a farlo perché comunque nel multiplayer, male che vada, grosso modo siamo sempre in 3, ben che vada siamo in 4, in 5 e 4. Però mi sembra che il crossplay sia anche adesso disponibile per il multiplayer, quindi sarebbe comodo magari metterlo per fare qualcosa di qualche corsa da fare che c'è da fare sempre, tipo sfalciare, che è sempre quello. Pare che sfalciare spesso non è che ci litighiamo, vabbè, comunque piace farlo. Quindi, boh, magari, che ne so, trebbiare, cose così. Seminare. Raggio 105. Crampe Keeper. Le Che ora è te? 9:02. Buonasera. Si finisce quella che ha Buonasera. ammazzato. A Monte Giorgio, che è stata la vecchietta con le mani legate e i piedi. Con Cosa la logo? è successo? Perché? Ha strappato una vecchietta a Monte Giorgio dentro una casa che c'ha i ladri e gli ha legato le mani nei piedi e lo figlio che abita, non so, 200 metri da casa da me, i due a trovarla c'è la strada morta. Ma come si fa? Samuela! Ti prego, stiamo Ciao! registrando. Ciao a tutti! Ah, ok, niente allora. Se varia fa lo sverdu, eh. Vabbè. Veramente, per quella gente lì non c'è La niente. distruzione può accompagnare solo, secondo me. Sì. No, ma Non gli fa? si può Avete chi parlare è di. stati? Ah, eccolo. Chi è stati? Chi è Ma stati? dove si trova più? Ma che se li trova? Gli fa stato 2 anni in carcere e gnegnegne pure il Ma carcere. quelli Ma che 2 anni in c'è carcere? Ci danno gli da arresti 30 anni. domiciliari, se va bene. Ah, vabbè. Li chiappi, li tringi. Niente in galera. Tu chiappi, Ma va, ma non chiami a li Peroni con tutti gli otto e tringia, capito? non li Chi cercano. è la galera? Qui si li chiappi, chiami a Peroni, c'è sta da tringia sei stato albanesi. No, io tutto rispetto per gli stranieri, eh. Però, no, Però sono secondo sempre voi, quelli. chi può essere stati, dai? Che I magari sa marocchini. persone che spende soldi e viene in Italia per cercare lavoro, no? Comunque sia esso che viene in Italia clandestinamente e fa gli sverdi, no? Ma tanto anche se li intanto non li cercano, prima Ma cosa, perché? anche se li dovessero Ma sa anche tanto se. Appunto. anche se li dovessero trovare, cosa fanno tanto? Immazza! Gli Ma spari sulla testa, gli che? spari! Ma tu non ci stai con la Se testa, gli va bene, Perché? gli danno gli arresti domiciliari. Se gli Che va vuoi male, che gli li danno solo la libertà ammazza? vigilata e manco Cioè, e quello. no, povero cucchetto, questo è venuto dalla guerra, sai, se è ancora ambientato, figa da sorda. Allora, lo ammazzino? Gli spari sulla testa! No, non si può, non si può. No, Perché ci sta rubando, no? perché non siamo in Turchia che c'è la pena di morte. Vai capì? Stiamo in Europa, non si può controllare i mezzi che bocca e scappa dall'Italia, non si può uccidere persone, non si può fare il sequestro di persona. Serve un Ma si marocchino che quale? spara, Ti prego. non puoi sparargli contro perché è abuso di difesa legittima. Se lo chiudi in casa per non farlo scappare, è sequestro di persona. Allora gli mo sempre peggio gli mo. Oh, però Yes, qua va. gli mo sempre Oh, hai peggio. capito? Oh, Ma però vaffanculo. quando ha ammazzato la ragazza a mangiare non ha detto niente nessuno, però quando quel luogo ha sparato a tutti i neri, mamma mia, ha fatto un mangiare alla Madonna, ha fatto. Perché? Che non ti vergogna. Dan, quando avviene il red, mi cimenti un po' il cast, magari. Ah, va bene. Sai perché? Sto già arrivando. Perché a quelli non gli si può dire niente, vanno nei casini loro. Perché? Perché non c'hanno i documenti, perché non c'ha il permesso di stare in Italia, perché. Vabbè, cambiamo discorso. Se no, ecco, va a finire Stiamo È finendo niente. diventata. Se no, le rumene che vengono in Italia a fare Quelle almeno scopa. Questi che cazzo fa? Ammazza le persone? Chi è? Li porci, eh? Eh? Che mazzi? Chi è? Li porci, eh?
Per quelle scopa. Scopa, quelle logo, beh, va bene, no? Okay. Ma anche quelle lì vanno mandate via. Okay. Questo almeno ti fa divertire, ti fa scopa. Ma con moderazione, capito? Vabbè, dai. Ah, sì. Te le robe le dici quando ti fa comodo, tamburrini. Sì, certo. Ma il piano che... Madonna che sa. Dov'è si scarica? Qua. Aspetta che anche io, dico vai piano a te, ma poi anch'io ABS sui creatori è un optional. Grazie. Ma sono stati gli adesso? Sì. Guarda. Ce ne sta mezzo milione. Come spazio. Conosci... Che qua ste paperi. Che è da una settimana che mangiano non l'aria. Non si può cominciare a buttare nel digestore sta roba? Intanto se accomodiamo qua il biogas? Ma fa? C'è ancora la paglia, sai? Ah. Ma allora, ste papere dove le fa? Mi sa che devo fare proprio l'allevamento quello intensivo. Ma io c'è qualcosa che devo capire, tipo... secondo me c'è una mod che noi non abbiamo contemplato, che è da mettere per fare imbottigliare la roba, tipo okay, perché il latte si può fare il i cartoni, le fiasche, diciamo. Sì, sì. E i fiaschi di latte si può fare il biogas in boh, a quanto pare in pallet. Quindi secondo me c'è qualche mod che non abbiamo messo che serviva. Perché sennò non penso si possa fare così. Quasi pure. Dai. Fettete! Pupo. Pupo. Tamburrini. No. Calma, non rimasti. Hasta un po' da te passa una. Stiamo a metà. E dai ancora. Vieni qua che ti dà una gelata, ti picco sopra la cerqua. Sì, dove va? Va bene ragazzi, dopo Simo che picca la gente sopra la cerqua e tutto. Da Dan. Simo. Prego. Samuele. È tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.